Si chiama Rete 20 ed è il nuovo progetto culturale che la provincia di Padova ha organizzato in collaborazione con la regione, i comuni e le associazioni culturali. Quest'anno come provincia del Veneto abbiamo deciso di mettere in rete tutti gli eventi che nelle singole province venivano fatti, quindi ogni provincia ha fatto la sua parte, anche noi abbiamo fatto la nostra, mettendo in rete ovviamente 400 eventi nel territorio della provincia di Padova, che poi saranno ovviamente messi in rete con le altre province, quindi a livello regionale. Ci sembrava corretto fare una somma di tutte quelle che sono le iniziative culturali nel nostro territorio per presentarle e dare la possibilità a chiunque di muoversi nel territorio provinciale andando magari a vedere del teatro, un balletto, una lettura di un libro, insomma divertirsi in questi 7 mesi da qui fino a fine anno. È indubbio che si parla oggi di difficoltà economiche, crisi economica, però dobbiamo puntare in alto, puntare nella qualità, nel migliorare l'offerta e garantire un'offerta per tutto il territorio veneto. Allora, Rete 20 è questo, è con le risorse disponibili, lavorando in sinergia con le province, ottimizzare quindi l'offerta, allargandola nel territorio, puntando alla qualità. Noi con le poche risorse che abbiamo, parlo ovviamente di enti pubblici, locali, comuni, regioni e provincia, siamo riusciti a dare una risposta straordinaria, non lamentandoci, non facendo come fanno altri ricorso a finanziamenti statali, ma ci siamo arrangiati. Noi siamo l'esempio virtuoso che invece l'intelligenza applicata alla cultura può dare davvero delle risposte che i cittadini si attendono. Abbiamo chiesto al territorio di comunicarci la propria programmazione e abbiamo finanziato chi ci ha comunicato la programmazione, quindi chi è stato inserito nel cartellone riceve un finanziamento. I finanziamenti vengono dai fondi che riservavamo alle tradizionali rassegne della provincia di Padova, a cui abbiamo rinunciato a favore del territorio. Quindi è tutta un'impostazione diversa, la provincia coordina e sostiene chi sa mettersi in rete.